Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro primo appuntamento con la serie World of Tanks. Come sempre faccio, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link, fra cui oltre al link per seguire i miei canali social, anche un link che vi permetterà di acquistare i giochi scontati, oltre naturalmente a trovare il link per acquistare vero cibo biologico italiano direttamente dal sito I Piani Bio, www.ipianibio.it. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ok, perfetto, mi raccomando, acquistate con fiducia dai piani bio www.ipianibio.it. Allora, ragazzuoli, nel frattempo andiamo avanti. Iniziamo la nostra carriera un po' particolare qua. Qui la Frank Rabbit, buon pomeriggio a te, buon inizio settimana e benvenuto o bentornato nel canale, anzi bentornata se non ricordo male. Buon inizio settimana. In questo momento sto vestendo i panni di un carrista. Mamma mia, ragazzi. Bello complicato, eh. Faccia del bicarbonato di sodio. Eh sì. Aia. Aia. Aiaiai. Molto dura, direi. Abbiamo qua dei carri molto molto pericolosi. Lo sapevo. Lo sapevo. Dai, dai, dai. Mamma mia. Questi fanno sul serio. Cambiamo strategia, va, che questi ci fanno la bella. Ma
Vediamo se riusciamo a catturare la bandiera qua. Aspetta, che sta qua dietro sta. Vediamo se riusciamo ad acchiapparlo alle spalle. L'abbiamo preso. Carica, carica, carica! Carica, carica! Dai! Dai! Boom! Mamma mia! Oh cacchio, qua mi sono... Vai! Vittoria! Yes! Allora, facciamo gli onori di casa, scusate, ma quando sono in battle là è un po' complicatush. Allora, facciamo, andiamo a Frank Rabbit. Mi raccomando, andate a seguire. Poi chi altro mi ha scritto? Ok. Mi sembra... Ah, a proposito, volevo ringraziare Alasso per la sub. Caro Mr. Yeah, thank you so much, my friend. Mi era sembrato di aver letto un altro messaggio, sbaglio. Vabbè, comunque... Ah, Frank Rabbit, sì, ragazzi, mi raccomando. Passate da Frank Rabbit number one, mi raccomando. Attivate le notifiche house, mi raccomando, e se vi iscrivete al suo canale ditegli che vi saluta e vi manda il sottoscritto. Andiamo un po'. Ok, allora diamo un bel pollicione in su ai compagni di squadra qua. Siamo carristi. Frank, ma tu hai un canale YouTube? Così faccio un po' di pubblicità senza che mi metti il link. Mi dici come si chiama e io metto stesso io il link. Così diamo una mano anche al tuo canale a crescere. Allora, quanto manca? 3000. Dubito. Per il momento nicht, non si può faros. Il prossimo poi quale sarà? Questo? Sì. Allora, questo dovrebbe essere il King Tiger, se non ricordo male. Questo è decisamente più potente. Decisamente. Allora, i cingoli, 8 e 2, non se ne parla proprio. Andiamo a comandare. Andiamo a sparare con i fagioli. Oh, questo c'ha bello sto carro. Ah, questa è bella complicata. Muoversi. Allora, mo ce l'andiamo a cercare subito. Allora. White Rabbit. Production.
Vediamo un po', eccolo qua. Ecco qua, adesso lo mettiamo. Oh, Fernbus, facci la miseria, benvenuti e grazie a tutti. Facciamo un bello shoutout al nostro mitico Neo Fernbus che vi consiglio di andare a seguire. E salutiamo anche il mitico Willis. Thank you so much, mi raccomando, andatele a seguire. Non fate furbacioni. Adesso però muoviamoci. Wii, carissima. Aspetta che appena possiamo incasinare qua. Facciamo una shootout a volo alla nostra mitica rosa nera. Mi raccomando, voglio andatela a seguire. Un'altra carissima amica streamer, super consigliata 100%. No, questo già fatto. Oh, cacchio. Mettiamoci un po' di adrenalina, eh. Aia, ma che stanno in tre? Sì, domani. Vai. Sì, ma questi mi accerchiano però, eh. Ecco parreggio, ecco parreggio, ecco simuleto, simuleto, quando guida ce fa caputta. Tutto bene carissima, scusami se non sono molto reattivo qua, ma è la concentrazione non farsi fare lo scappellaus. Cioè, che ho detto? Mi dissocio. Uè, Gaspari. Buon pomeriggio a te, buon inizio settimana. Dove sta? Stiamo facendo giro giro tondo. Allora andiamo a recuperare la posizione, vai. Oh, che fa? Si è fermato? No! Ah, Vittorio, ah, che male! Che fortuna! Grazie Gaspari. Ma sono preoccupato, ho detto a mo che è successo. È la fascia del bicarbonato di sodio. Mettiamo un bel pollicione in su. Bello complicatuccio, comunque. Anche se ho fatto un po' di addestramento off camera. Ah, questo c'è lo Sherman, bello gagliardo. Ah, com'è andata ragazzi la vostra live? Caro Fern, soprattutto Rosa Nira, eri da Fern? O se non eri da Fern, cosa hai portato di bello? Implemento combattimento, installa, sì. 16.000 crediti. Fanno sempre comodo, yeah. Allora, vediamo un po'. Potenziamento. Che stiamo? No, non ce la possiamo fare, Shrangur. Vai sul campo di battaglia.
Mamma mia. È ora di andare. Andiamo a comandare. Boom, boom. Allora, questa mappa è bella complicatuccia. Molto, ma molto complicatuccia. Vediamo se siamo... Oh! Ah, caspiterina. Purtroppo quando la connessione non è particolarmente stabile capitano questi inconvenienti con l'audio. Anche se sono molto più frequenti per quanto riguarda la parte video, però. L'unica cosa che posso consigliare di fare è abbassare il ratio dei bit della qualità dell'audio, che può darsi pure che il segnale si stabilizza un pochettino se si stream da PC, se invece da console non saprei proprio come risolvere il problema. Generale Fern al rapporto. Andiamo a conquistare la bandierina. Questo mi fa male. Mamma mia. Sono stato veramente fortunatissimo. Andiamo a conquistare la piazza, vai! Andiamo in piazza! Vai, vai, GG! E vai! Ah! Aia! L'unica cosa, non so se è ancora collegato, a provare a ricollegare un'altra volta le cuffie. Ho gli auricolari alla console, può darsi che c'è un problema di collegamento, o magari provare a mettersi molto più vicini alla console, soprattutto quando c'è il Bluetooth o Wi-Fi, queste cose qua, che può capitare che degrada parecchio il segnale. Eh sì, si sentono come... come le il Saitel. Allora, vediamo un attimo una cosa. Allora, questi sì. Bello complicato. Credo abbia la cuffia. Sì, perché se così bisognerebbe provare a rimbossare tutto quanto un'altra volta. Almeno questa è la prima cosa che mi viene da fare. Insulocilla. Affermativo. Casseforti. Senti, ma io qua però come so. Potenziare a livello 19 per ottenere di più. E come si fa? Che livello sto? Ah, sto a livello 12. Ok, no, non si può fare niente. Nodo. E due. Bom. La tecnologia
senza fili è così, però si può sempre provare l'auricolare classico da vecchio cellulare collegandolo direttamente al controller, perché tante volte funziona e funziona anche meglio rispetto alla cuffia Bluetooth, anche se io preferisco a cavo, soprattutto quando c'è il microfono. Poi quando è solo la cuffia si può anche trascurare l'audio che si ascolta. Questo è complicato, eh? Questa missione è bella complicatuccia. Ma fra poco dovrebbe sbucare qualcuno da là. Allora, dobbiamo prima decimare e poi dopo dobbiamo iniziare ad avvicinarci alla bandiera. White Bandier. Oh là là, chi mi ha intercettato? Ai ai ai. Oi, 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 chi mi ha intercettato? Questi sono pericolosi perché ci muovono all'improvviso alle spalle. Andiamoci a mettere. Caspiterina! Willis, scusami, solitamente fa così quando c'è una fonte audio che rientra con ritardo. Ah, sì, anche per esempio quando ci si mette in preascolto, io parlo di Windows, fa questa specie di rientro fastidioso, il che è da vedere un po' l'impostazione di monitorizzazione dell'audio. Che crea questo doppio audio che arriva con un po' di ritardo. Sì, potrebbe essere questo. Solo che non essendo particolarmente ferrato sulle console, non so come consigliare. Qua devo stare attento. Però può capitare, comunque. I dispositivi senza fili sono così. Se ci sono piccoli ostacoli, a volte degradano di parecchio il segnale. E di conseguenza tende a rendere metallica la voce. Eh sì, l'ideale sarebbe collegarlo direttamente al controller, che quella è fonte diretta. Io giusto un paio di volte su PS4 ho preso parte a sessioni online di gioco dove serviva la chat vocale. E che ovviamente quando il segnale non era collegato direttamente al controller si sentiva metallico male, invece collegandolo direttamente al controller con il cavetto quello lì normale
Il jack, quello lì per intenderci, quello dei vecchi telefonini, quello col microfono integrato, non ho riscontrato mai alcun tipo di problema. Infatti, il microfono io lo preferisco sempre cablato. Anche perché poi quando si scarica la batteria potrebbe essere anche un problema di batteria, può darsi pure che la batteria non era carica e quindi di conseguenza scattava un po'. È da verificare, ci sono tanti test da fare, diciamo così. Oh, ecco qua. Vai, mo gli facciamo male. Mo stiamo a posto. Allora. Però questa, perché mi ha messo questa? La lasciamo come stava. Infatti adesso sto utilizzando le cuffie per comodità, anche perché così ho tutto tutto a portata di mano, perché solitamente utilizzo il microfono, quello lì a condensatore, Occhi aperti e pronti al fuoco. che però è un po' più complicato. Andiamo con Dirty Show. Allora vediamo se riusciamo a conquistare il punto A. Siamo 4 contro 4. Andiamo ad occupare la Banderas Numeros As. Vai! Speriamo che non arriva nessuno a fare tuts e tuts qua. Vieni, vieni! Vieni! Furfa press, vai! Vai, e sto io su A. Sul punto A. Andate a coprire. Ok, andiamo a catturare il punto B se ci riusciamo. Sempre se non ci fanno furia. Cavolo, questo mi ha visto. Ok, ottimo, vai. Yes.
Mannaggia! Chi è, chi è, chi è? Dove... ah, qua sta il cerchio. Sì, ma questi ci beccano alle spalle però, eh. Oh, qui c'è la torretta che gira ancora. Dai, dai, dai. 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 Go, 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 go. Mettiamoci qua. Diciamo che per l'audio è sempre meglio averlo cablato. Poi, se si hanno dei buoni dispositivi wireless è un'ottima cosa. Potenziamenti. E no. Proviamo questi qua, vediamo come sono. Ok. Grazie ovviamente a chi è passato a salutarmi, thank you so much, mi raccomando, quando lasciate la live, se mi salutate, almeno così, mi fate sapere che state lasciando. Diamo inizio allo spettacolo. Ok, grazie mille per essere passata. Ah, Frank White Rabbit, ecco di chi mi stavo dimenticando. Thank you so much. Grazie mille di essere passato. Con una buona spesa, buon inizio di settimana e una bella continuazione di giornata.
Voglio, questo era difficile. Si era ben mimetizzato. Guarda come non l'ha visto, come bene. L'hanno circondato. Ne so sei. Vabbè, hanno vinto loro. Danno zero. Meno 3.000. Esce la miseria. Anzi, alla faccia del bicarbonato di sodio, mi verrebbe da dire. Eh no, questo mi sa che non va bene. Però aspetta, questo si acchiappa, acchiappa e fa mele, mele, mele. Vediamo un po'. Allora. No, questo no. Questi c'hanno troppo. No, beh. Popom. Qua ci sta un leopard, uno Sherman e vabbè. Vediamo quello che ne viene fuori. Allora, qua è abbastanza semplice perché qua più o meno mi ricordo come si fa. Allora, qua sta dietro di me questo. Ok. Poi faccio la figuraccia. La figurella. Oh, vai, vai! Vai, Gigi, vai! Lo chiamano Gigino il carrista. Perché quando lotta è troppo anzista lo chiamano Gigino carro armato, perché le scarpe sue sono cingolato. Oh zio Gigino, l'abbiamo preso. Ma dove? Ancora in battaglia. No. Ah, ok. Allora vediamo se riusciamo a prenderne un altro. Questo è. Prendiamo questo. Ok, quindi non bisogna puntare sulle parti rosse. Questa è fatta con la ricottina qua. Muoversi. Quella è stata individuata, ok. Vediamo
se riusciamo. Oh, cacchio, ma qua ce ne stanno, proprio ricci ce ne stanno. Oh, Mike 000, grazie mille per il follow, benvenuto nel canale. Thank you, Mike _001. Sì, oggi è la prima volta che lo porto in live. Sei un veterano tu? Sono veramente un novellino. Nemico colpito. Novellino Novellaus. Nemico distrutto. Oh cavolo. Questi muore sono tre e noi? Ahia! E questi muore ci fanno la pelle. Ahia! E vabbè. Che sfiderino, bello complicatuccio, veramente complicatuccio. Sono un paio di giorni, 2 o 3 giorni che lo sto provando. Oggi è proprio la prima volta che lo porto in live qua su Twitch. Ci sono quelli lì bravi bravi bravi, ma quelli c'hanno dei bei cannoncini. C'hanno i vari potenziamenti. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5. Qua ce ne stanno uno, ne è rimasto io. Sì. Questo è esploso. Ai ai ai. Vai vai. Questi sono quelli bravi, Questi sono quelli là bravi bravi. Io qua, Mike, sono veramente un neofita, novella, novizio. Questi sono forti. Allora, vediamo un attimo. Vittoria. Ah, l'altro. Vabbè. Da una parte abbiamo perso, dall'altra abbiamo vinto. Ottimo. Meno 2005. Questo non è un gioco per me. Se intendi dire questo per Twitch, ma bisogna sperimentare. Tante volte pensa Heroes and Generals, ah sì, che ci sono, ho visto che ci sono le espansioni dove tu acquisti potenziamenti. È giusto, questo è pure vero, hai ragione. Questo pure è vero. Perché effettivamente, fra le altre cose, è vera sta cosa. Sì, sì, io lo porto così, giusto per... Però ci sono quelli che ci hanno investito, parecchio pure, che ho visto i prezzi
delle varie cose pay to win. Diciamo che ci sono dei booster a pagamento, ecco, questo sì. Vabbè, ma io non è che ci voglio vincere per forza. Ah, non è pay to win, ho letto male, io ti chiedo scusa. Buono. Allora, dobbiamo potenziare ancora. Allora, aumenta capacità di sopravvivenza. Aumenta la capacità di sopravvivenza. In battaglia. Rinforza la corazza del 4%, scafo e torretta. Proviamo questo. Ok, vediamo un po' com'è. Sono veramente Mike, ti ho detto, sono proprio novello, novello, novello. Io da un anno e mezzo ho provato Heroes in General, eppure là ci sono quelli lì bravi. Questo sì. Questo c'ha perfettamente ragione. La conoscenza del territorio, sì, questo aiuta. Su questo hai 100-100 ragione. Conoscere la morfologia del territorio, queste cose qua aiuta sicuramente. Oh cacchio, sono stato individuato. Besta, no. No. Mi sono andato. Io direi di sfignarcela. Anzi, cambiamo posizione. Carro di strutture pesante, è normale. Lo SU-85, fortissimo anche sui Heroes in Generals. Non sono esperto, ho detto, qua li sto provando. A parte che costano parecchi. Vorrei prendere quelli lì con la testa rinforzata, là, quella in titanio. Hai quelli perforazione? Ah no, l'ho cambiati adesso, prima della partita. Quindi tu mi consigli quelli lì di perforazione, quello il primo, se ho capito bene. Ah ok, allora là si risparmia parecchio, perché ho visto che questi qua esplosivi costringono un po' di più. Ti ho detto, sono proprio inesperta su queste cose qua. Si usa sul carro. Ah, ok. Sui leggeri, diciamo così. Ah, sono gratis. Ah. Ah, questo è un altro carro che con quale mi sono imbattute, ma mi ha battuto stamattina off camera, mentre stavo un po' provando. Ah, ok. Ma dopo metto quelli lì normali, quelli standard, e poi metto 5. Ne metto di meno di quelli esplosivi. Altezza proprio novello novello. Tiger, questo è un Tiger. Questo è robusto.
Le ultime parole famose del robust puff. Allora, facciamo come ha detto Mike. Ah, intanto ci è uscito un potenziamento. Potenziamento, ma no. Ah, i cingoli no, non ancora. Allora, ha detto pochi di questi, mettiamone 8. E vorrei mettere questi qui perforanti ad anima rigida, che in un'occasione sono riuscito a batterli anche i carri con quello. Ovviamente il colpo deve essere perpendicolare, non deve, perché altrimenti quello svia. Allora, fammi vedere una cosa. Di queste configurazioni qua, quale mi consigli? No, ti ho detto, sono proprio inesperto al 100%. Allora, vediamo un attimo le impostazioni, queste qui. Almeno così vado, inizio a capire qualcosina, che mo le metto così. Che ho fatto? 1, 1, 2, 2. Qua, quando miri a un carro e vedi che ci sono dei punti rossi, tu non lo bui. Ah, ok. Sì, ma mi hai fatto ricordare del tutorial che ogni tanto esce scritto. Questa cosa qui. E ovviamente non mi devo infilare nei cunicoli. Più carico nella cerca, più velocemente che sarà. Eh beh, giustamente. E qua come capita, a volte riesco, a volte no. Occhi aperti e pronti al fuoco. Andiamo con lo Sherman qua. Oh, ma l'ho lasciata da solo. Ah, ok. Tutto chiaro allora. Vai, affacciati, voglio, vai, affacciati. Questo è un carro della mia stessa categoria. Grazie Willis, grazie mille di essere passato a tenermi compagnia. Ti auguro ancora buon inizio settimana e una buona continuazione. Ok, quindi non devo mirare i punti rossi. Giusto. Grazie per il consiglio. Mi sarà bloccato.
Grande, grazie per i consigli, Mike. Che poi Mike nel linguaggio della radio è la lettera M. Abbiamo preso. Nell'alfabeto internazionale anche. Alfa Bravo, Charlie, Delta Echo, Foxtrot, Golf India, Hotel India, eccetera eccetera. Reclamo, vai. Grande il nostro Mike che ci ha dato un ottimo consiglio. C'ha ragione però Mike, eh? Grande Mike. Che si dice? Ok. Ok, ok, quello lo dicevo. Infatti c'è un'opzione che dice che fa restringere di più rapidamente il cerchio. Che in effetti quella è la precisione dalla mira. Precision. Questo modo devo sbloccare tutti questi livelli man mano che passano i giorni, che quello poi, se ho ben capito, mi dà altre cose in più. Allora, queste mi pare che l'abbiamo già riscattata. No, questo è solo premium, ok. Ah, reclama. 5.000 stelline. Azzo! Buono! Buono! Buono, buono. Che altro c'è? Ah, questi poi si possono attivare. Aspetto. Vediamo un po'. Anteprima. Bello questo. Equipaggia. Aggiungiamo un po' di colore. Vediamo un po'. Ah, no. Se è gratis va bene. Allora, container, vediamo un po' quelli gratis. Ecco qua. Incremento tecnica. Ah, questo lo devo attivare. Incremento tecnica. Vediamo se c'è qualche altra cosa gratis. No. Ok. Certificati. Epico. Carridoni. E io vago! Ui, Enrico carissimo! Buonasera, buon inizio di settimana, mitico! Da quanto tempo? Dipende. Oh. Carissimo, buon inizio di settimana, eh? Grazie ancora come sempre di esserci. Selva oscura. Ah, ma questo si deve comprare. Tutto bene, carissimo. Questi qua noi andiamo molto a risparmio, siamo più a risparmio energetico, però queste belline, queste devo dire sono belline, però al momento sto all'inizio, quindi preferisco prima farmi una flotta decente e poi dopo iniziare a dare un po' di colore. The color inside,
Infatti è quello che devo prendere. Ah, ci sta. Vediamo un attimo. Allora, intanto devo sbloccare questi incrementi. Ah, installa. Ah, questo. Ok. Allora, vediamo un po'. Mimetica. Ma questi, ah, sono questi. Se ho ben, no, queste c'è. Vediamo un po'. Ah, sì, questa qua. Vediamo un po'. Questa me ne sa che. Vediamo. Proviamo. Vediamo un po' che effettivamente ci sta. Vediamo com'è. Che infatti è interessante. Allora, potenziamenti, vediamo un attimo che dice. 8,2. 8,2. No, non ci siamo ancora. Ah, si possono mischiare. Dove adesso vado? Grazie Enrico, grazie. Il nostro Mike ci sta dando un piccolo, piccolo grande aiutino. Che io qua non capisco proprio di questo gioco. Oggi è la prima volta che lo porto in live. Sono 2 o 3 giorni che lo sto provando. Ah, questo è un boost in velocità. Faccia la miseria, l'ha fatto male. Grazie Mike comunque per avermi suggerito. Il munizionamento giusto. Oh, chi l'ha colpita? Grande Mike, ragazzi, Mike mi ha dato veramente un grandissimo consiglio. Non lì. Meglio non espormi troppo. Domani. Ah! Caspiterina! Vai tranquillo, Enrico, non ti preoccupare. Poi ci sentiamo con calma, appena posso. Spero sia veramente costi poco conto. Che anche comunque un amico mio pure l'ha fatto, un intervento all'occhio, però per lui era diciamo così, per evitare di mettersi gli occhiali. Non so dirti di che cosa si tratta, comunque pure lui si è fatto un piccolo intervento. C'è la prova alle spalle, ma questo che fa? Appena si gira. Grizzly. Oh, ma che sta sto? Ah, ecco, come lo dice pure. Come dice Mike. Lo dice anche il tutorial qua.
vieni, vieni, vieni da pigliare un fringuellone, vieni. Affacciati, ah. Facciamo, balliamo il tango, dai. Scusi, vuol ballare con me. Mannaggia, ma ti ci pregavo dire. Facciare, caro. Va, fai il balletto, vai. Ah, la cornea. Ci stavo provando, Mike, ma non ci sono riuscito. Che si sono quelli là molto molto più bravi. Qua bisogna ancora rodare parecchio. Allora, vediamo un attimo, diceva che si può mettere anche qualche altra cosa, allora. Vediamo un po'. Le metto sempre quelle là gratis, perché qua. Allora, questa è l'estiva. Accessori, vabbè, questo non ci interessa. Vediamo un po' la desertica, desertica, comune. Sì, perché ho visto che ce ne sono diverse. Però queste per esempio si devono sbloccare. Ah, ci sta pure questa, ci sta. Wow, grande. Desertica. Ah, proviamo un po' così. Quella era troppo sgargiante. Il mio nome è Alessandro Power Super Tech. A proposito, vi porto i saluti di Aleasso, siccome lui sta preparando lo studio, mi ha detto di salutarvi e di dirvi che appena ultimerà tutti i lavori, poi naturalmente ritornerà più pimpante di prima, pimpamperi. Grazie ancora ad Aleasso naturalmente per il sostegno al canale, l'amico mister Yeah. Diciamo che questo canale, non avendo tanti spettatori,
prezzo in effetti è sulla pubblicità, sono pochi centesimi. Poi ci sono quelli molto più bravi che comunque fanno molto di più, però dipende sempre dal canale, da quello che porti, dalle persone che ti seguono, dipende da tanti fattori. Diciamo che sull'altra piattaforma forse è un tantino meglio, ma bisogna ovviamente raggiungere un delta numero di tutta una serie di cose, ecco, però diciamo che rispetto a un paio d'anni fa si è un po' spenta Twitch. Solo sulle pubblicità, poi ci sono, vabbè, gli amici che fanno gli abbonamenti, ci sono i bit che sono, diciamo così, cose un po' più dirette. Non è proprio il massimo. Vediamo un po'. E siamo a livello 18 su 60, ok, tutto chiaro. Ho deciso di eliminare, di ridurre, anzi in realtà ho tolto la pubblicità, dovrebbe fare, mi pare, 1 o 2 interruzioni ogni mezz'ora, quindi proprio per tenere un po' più persone collegate. 4 ore, sì, più o meno, con le impostazioni che ho messo, sì, più o meno, non è proprio preciso, comunque sì, approssimativamente 4 ore, giù di lì, che si verrà così mi sgambo. Diciamo che i più grandi, anche i più grandi ultimamente, stanno trovando difficoltà. E quindi si, un po' tutti quanti si spostano dall'altra piattaforma. Io invece su un'altra piattaforma porto i contenuti registrati. Allora, mo qua mi devo mettere in una posizione tale che questi, se mi vogliono fregare. Oh, cavolo. Allora, praticamente al raggiungimento di 50 o 100 dollari Twitch ti paga. Quindi significa che se non raggiungi quella soglia devi attendere.
diciamo che se ci vuoi vivere o se sei devi essere proprio bravo bravo bravo, oppure è un po' complicato. Esatto, sì, raggiunta la somma poi sì, prima era 100, adesso a 50 l'hanno. Quando raggiungi quella soglia, loro automaticamente poi emettono il pagamento che sulla nelle modalità che tu hai scelto. Riparo qua. Oh, ah, ma che sta a cassa? Non abbiamo penetrato la corazza. Aia. Motore distrutto. Vabbè. Fuori, il carro è un rottame. Sì. Ci sono già arrivato. Adesso l'hanno ridotta proprio per chi magari non riusciva a raggiungere quel delta. Si può decidere o a 50 o a 100. Ho preferito al 50 perché diciamo che è più a breve tempo. Allora sostituiamo un attimo sta cosa della mimetica perché non è proprio bella, però non mi mimetizza a sufficienza. Mettiamo questo. Detto dipende dal canale, dipende dai sostenitori. Puoi raggiungerla in un mese, come puoi raggiungerla in un anno, puoi raggiungerlo in un giorno, dipende dai sostenitori, dipende sempre da tanti fattori, anche le pubblicità. Cioè per esempio quando arriva la pubblicità io l'ho disattivata all'inizio proprio perché la maggior parte delle persone si disaffezionavano al canale, e quindi è un po' come quando tu vai a casa di qualcuno e subito ti dicono vuoi prenderti un caffè, sai, non ti fanno nemmeno sedere e già ti dicono quelle cose, ti dà quel senso un po' di fastidio. Quindi dipende da tante cose. Colpo critico. Peccato. Non è proprio così. Io sono 2 anni che sto su questa piattaforma, quindi posso dirti con certezza che non è quanto sei, ci stai, ma è quanto riesci a recuperare dalle pubblicità, ma soprattutto quelle là dirette che ti ho detto, che sono tutti coloro che ti sostengono. Quindi non dipende dal tempo, perché puoi fare anche 6 ore,
Ma se tu stai tu da solo e nessuno guarda la pubblicità, o magari, che ne so, ti fanno una sub, per esempio, con Prime, Amazon Prime è gratuito, per esempio. Però ci sono anche quelle lì a pagamento. Quindi i bit, cioè, ci sono diversi modi per poter sostenere un canale. Io, per esempio, fortunatamente ho tanti amici che danno una mano al canale, quindi comunque ci sosteniamo a vicenda. E poi comunque il bello è che poi a volte capita anche di stringere delle amicizie che vanno oltre il virtuale, quindi poi dipende sempre dalla forma mentis dello streamer, se è un veniale oppure se invece è una persona che, come dire, vuole il giusto ma vuole anche la stima delle persone. Ma questo addirittura gli hanno sparato sul cannone. E Mike, ti dico anche che anche i big, quelli che una volta facevano 10.000 spettatori, adesso ne fanno pochi centinaia. È un po', diciamo che forse sono anche un po' alcune forme di incentivo a queste cose qua. Allora, io ti consiglio intanto di puoi anche aprire il canale qua. Vabbè, tu già c'hai un account qui. Cerca di curare l'uno e l'altro in modo tale da avere due opportunità. Poi inizi a vedere dove riesci a raggiungere meglio i tuoi obiettivi, e da lì magari inizi a curare un po' più quella parte senza trascurare l'altra. Poi ovviamente c'è il discorso delle attrezzature. Io ti consiglio all'inizio spendi niente, o se vuoi spendere qualcosina spendi poco, prendi un'attrezzatura, diciamo base, una scheda audio, così una webcam abbordabile senza esagerare. Questo è il mio consiglio. Poi, come dire, ognuno è libero di fare quello che meglio crede. Il mio consiglio personale è questo qua. YouTube è un canale un po' più collaudato. Diciamo che grosso modo sì, con l'unica differenza che qui ci sono delle limitazioni per quanto riguarda la qualità dello streaming. Mi spiego meglio. Per streamare qui mi pare a 1080 a 10.000 kbps bisogna essere non affiliati, ma partner di Twitch. YouTube invece puoi anche fare lo streaming in 4K a 20.000 kbps e non hai problemi. Diciamo che anche qui ci sono delle piccole restrizioni che tendono un pochettino a frenare. Però io ti consiglio di fare esperienza sull'uno e sull'altra piattaforma. Qui per esempio per le live, anche di lì. Qui Twitch ti permette di farti conoscere. E poi YouTube ti dà una mano, quindi io ho i contenuti esclusivi su Twitch e poi la settimana successiva io li carico, li ripubblico su YouTube, perché poi ci sono anche per gli affiliati ci sono
delle limitazioni contrattuali, ci sono dei vincoli contrattuali e che per cui mi muovo così. YouTube non lo so, ma credo che il pagamento sia più o meno come Twitch, quindi dovrebbe essere più o meno così. Scegli, penso pure lì, la forma di pagamento, oppure come fa anche Facebook. Diciamo che su YouTube io ci sto dal 2008 con il mio account personale, poi ci sono, ho aperto altri 3 o 4 canali, insomma non sono proprio novizio dal punto di vista della produzione di materiali audiovisivi. Ho diverse esperienze in diversi ambiti, quindi non solo il gaming, ma anche su altri ambiti. Ma è tutto questo. Mi sono scordato che devo andare a... conquistare la posizione. Dicevo che i metodi di pagamento sono grosso modo sempre gli stessi. Scegli tu, tipo se a credito, su conto corrente, PayPal, tutte queste cose qui. Poi ovviamente devi anche nelle dichiarazioni, devi anche de dire dove devono pagare, in quale paese devono pagare le tasse, se negli Stati Uniti o in Italia. Ah, per esempio, io qua con Twitch, quando ho fatto l'affiliazione, a me pagano le tasse direttamente loro. In Italia, quindi poi oltre una certa somma si apre la partita IVA. Oh, ci abbiamo. Se fatturi mi pare più di 3.000 euro l'anno, sì, però questo ti consiglio di consultare un dottore in economia, perché sono cose, diciamo, un po' più tecniche, per cui non saprei essere, potrei dirti una cavolata, quindi. Però anche su Google trovi qualcosina, però la partita IVA, se non ricordo male, si apre solo se superi un delta di guadagni all'anno. I big la fanno perché loro gli introiti a loro non mancano. A sapere, mi mettevo là. Ora non ricordo qual è il limite. Ma ovviamente bisogna fare anche la dichiarazione dei redditi, quindi ci sono tante cose un po' delicate da. Comunque ti consiglio di consultare qualcuno che che abbia, ne sappia, ecco, su queste cose qui. Allora, ci facciamo quest'ultima sfida, poi naturalmente ci Diamo congeliamo. inizio allo spettacolo. Ok. Andiamo con questo che eventualmente ci preoccupa, lui ci fa copertura e allinea me. Vai, sembra il nonno con il nipote. Stiamo tutti dietro a questo grande grande qua. Vai giù, andiamo, vai.
e ho visto volare un colpo. Ah, ma questi stanno proprio qua, stanno. Questo però se si sveglia questo qua dietro mi fa il chiappozzo a strisce. Oh, chi è che m'ha visto? Oh, capparoscino, vai. Affacciati alla finestra, bella mia. Bella mace. E chi si affaccia là? Allora, quasi io me la svignerei. 4-4 fa notte. E via. Vai, i consigli del nostro amico Mike hanno funzionato, vai. Boom. Grande Mike. No, però comunque ti consiglio di consultare un fiscalista, qualcuno che conosca bene la materia economica, perché poi non avendo le conoscenze giuste io potrei darti delle informazioni non veritiere, non giuste. Che è successo? Aia. Caspita. Ti consiglio comunque di consultare, ti ho detto, un qualcuno che sia più esperto in materia, perché diciamo che finché non mi si presenta quella esigenza, non è che la vado ad approfondire. Però se ma altrimenti puoi anche consultare Google per quanto riguarda il range per il quale si apre la partita tipo io, o semplicemente la puoi aprire e magari vedere tu, insomma. Questo è bello, l'SU 100. No, non ha fatto favore. Chi è? Aia. Oh. Missioni completate. Eccola. Allora ragazzi, io termino questa live. Naturalmente ringrazio tutti voi che siete passati a guardare questa live. Ringrazio Mike per essersi iscritto al canale, poi ringrazio Neo Fernbus per il raid, ringrazio Oleari Enrico, Willis 77,
Ringrazio Rosa Nera per essere passata, Frank White Rabbit, ringrazio ancora una volta Mister Aleasso per la sub. L'appuntamento è per lunedì prossimo per quanto riguarda questa serie con World of Tank. Per gli amici di YouTube e per voi amici di Twitch, naturalmente, come sempre, vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente a trovare il link per acquistare dal sito internet di Piani Bio il cibo biologico italiano. Oltre naturalmente troverete un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati. Mike, grazie ancora per esserti iscritto al canale, grazie ancora per i tuoi preziosissimi consigli. Naturalmente ci becchiamo nei prossimi giorni, dai. E quindi grazie mille a tutti. Thank you so much e stato buono. Grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.